Non parto mai da voler rappresentare, per dire, un paesaggio in maniera astratta. Quello non mi interessa. Un quadro viene concepito in più tempo, in più tappe. E può essere anche che da quando parto a mettere le paste a quando finisco con l'oro io non sia più la stessa, no? Quindi è un astrattismo espressivo ragionato. Eh no, infatti, ma io da quando ho iniziato a fare i corsi, che alla fine ho perso anche quella dimensione un po' che ha spesso l'artista, no? Di essere lì, appunto, come dicevi te, con i suoi segreti, le sue cose, che mi fa un po' ridere, perché alla fine i quadri li faccio per chi? Per la gente comune che se li appende in casa sopra il divano, sopra il letto, quindi se arrivo oltre, benissimo, però la tecnica e basta non ti porta da nessuna parte. L'arte non è una cosa individuale, è una cosa che deve essere condivisa, che deve essere spartita, bisogna creare tanti artisti, bisogna parlarsi, bisogna far girare le idee. Io sono stata fortunata perché ho trovato chi mi ha insegnato, quindi, e chi mi ha fatto uscire anche un po' dal guscio, no? Dal crederci un po', per cui se oltre alla tecnica posso insegnare semplicemente la capacità di credere in quello che fai, come è stato insegnato a me, ma io sono ben contenta. Faccio sempre dei fondi, perché per me partire dalla tela bianca bianca senza neanche un colore che sia magari lo stesso bianco dato è troppo pieno. Ho bisogno di togliere per poter poi aggiungere. Mi piace anche usare le mani, non so se si è visto, perché trovo che dia un contatto molto vicino a questi materiali, per questo anche dico che probabilmente il prossimo passo sarà la scultura. Mi piace proprio sporcarmi, mi piace sentire la materia che si plasma sotto le dita. Questo è il risultato della mia base.